direi l'assessore Montemaro soprattutto di testi come per voce sole, comunque per grande testo, quindi l'assessore Montemaro fa parte della letteratura attuale e non letteratura che è già naturalmente storia. Sto parlando di autrice, quindi parlo con Lusso, Federica Manzoni e altri ancora, sto parlando di autori come Rumiz, che conosco da tanti anni. Naturalmente non sono uno che perde la testa davanti a ogni progresso, davanti a ogni progresso, non credo che ci sia sempre soltanto un progresso, ci sono momenti anche nella storia letteraria del passato che sono momenti di progresso o presunto tale, e per il mio amico Enzensberg mi ha insegnato sia anche a me che il progresso è talora anche il naufragio del Titanic, che è rimasto il simbolo di un progresso che scriveva di un progresso ma disastro del Titanic. Speranza e disperazione, pensate alla situazione di tante enormi masse nel mondo, basta aprire la televisione per vedere certe scene che mostrano degli migranti o immigrati dei più diversi paesi, non solo dei nostri, per avere un brivido, per domandarci che cosa potrà essere il nostro futuro, anche molto vicino, inadatto, inadeguato a quelli che sono in realtà i problemi vitali della vita di tutti, quindi anche della sua in quel momento. Chiudere bottega, non far più lo scrittore, se non ci si sente capaci di usare la penna, o io dico la penna perché ancora scrivo con la penna, o il computer, per occuparci di quello che in quel momento, di ciò che in quel momento chiede di essere trattato, si presenta, ma si presenta confidando che dall'altra parte ci sia una reale possibilità di misurarsi.